Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Scusatemi per l'aria un po' trasandata, ma sto morendo di raffreddore. Questo video normalmente non l'avrei neanche girato in queste condizioni, però ieri sera sono stati annunciati 5 film della saga degli Animali Fantastici, dove trovarli e wow! Ok, questa non me l'aspettavo proprio. E sì, volevo discutere un po' di questa cosa perché a me ha fatto impazzire come notizia. Sta un po' facendo impazzire internet perché nessuno sta capendo quello che sta succedendo. Quindi volevo darvi un po' di linee guida generali perché io penso di aver un po' capito dove sta andando questa serie. Ieri sera a Londra si è tenuto un evento speciale di lancio di Animali Fantastici Dove Trovarli, che non ho capito bene se fosse un'anteprima, non mi ricordo già più. Penso di sì, ma vabbè, non è questo comunque la cosa importante. C'è stata tutta una parte all'inizio, che è durata circa un'ora, che hanno trasmesso in livestream e che ho seguito su internet, in cui hanno discusso di Animali Fantastici, hanno intervistato il cast e i produttori, e poi è arrivata anche la Rowling. Su quello che ha detto il cast arriveremo un po' dopo, perché prima voglio concentrarmi sul pezzo forte e trattare le cose più importanti prima. Allora, io ho avvertito già un po' di agitazione quando il regista David Yates e il produttore, non mi ricordo adesso, non mi dispiace, David Heyman, hanno cominciato a parlare e a Yates hanno chiesto se potesse anticiparci qualcosa sul film, sui prossimi film, e ha detto poche cose, ma secondo me quelle poche cose sono state fondamentali, perché ha detto che Silente appare in una scena, cioè, non si sa, cioè, ha detto, non si sa se sia soltanto una scena, ma c'è scritto che Silente appare in una scena con Scamander e Graves essendo quel poliziotto americano. Cioè non un poliziotto americano, quel sottospecie di Auror, ecco, americano, che non ho ancora capito se sia buono o cattivo. Penso buono, ma un po' con ideali strani, ma dovremmo aspettare il film per capirlo. E poi ha detto una cosa molto banale, ma che secondo me è fondamentale. Ha detto che in questo primo film Grindelwald sarà molto di sottofondo, ma che poi avrà maggior peso dopo. E io qua ho detto, ah, quindi allora andranno veramente un po' molto di più a parlare sulla storia di Grindelwald. Ho detto, possibile che ci saranno altri film incentrati su di lui. E inoltre Yates ha annunciato che il prossimo film si sposterà in un'altra capitale, cioè in un'altra città capitale. Qua è stato New York, che non è una capitale, ma lui l'ha definita letteralmente Capital City, quindi andrà in un'altra capitale, di cui però non ha annunciato niente. Ha detto che è molto entusiasta, ha detto che sarà una città bellissima, che gli piacerà un sacco, che gli darà modo di sviluppare la storia in maniera diversa. Ma quindi sì, abbiamo capito che la storia non si concentrerà soltanto su New York, come anche io avevo previsto, perché io l'avevo detto in uno dei primi video che probabilmente la prima storia sarà New York, poi da lì si sposteranno in giro per il mondo, e ora ne abbiamo avuto la conferma. Poi c'è stata sta scena che a me, porca miseria, ha fatto impazzire, dove Yates e Heyman erano lì che si sussurravano le cose e dicevano, ma possiamo dirla questa cosa? No, non penso che poi. No, è troppo presto per dire, fai silenzio. E dopo se ne sono usciti con un, no, mi spiace, raga, non possiamo dirvi niente. Siete stronzi però, Però poi all'improvviso Yates ha detto, sapete cosa? Piuttosto che dirvele noi che non sappiamo bene cosa dire, facciamo che vi portiamo la diretta interessata. E dal nulla è sbloccata la Rowling, e quindi, beh, io fangirlo malissimo. Ah, la Rowling, piango, mi asciugo le. Vabbè. Solita roba. E la Rowling è stata per pochissimo tempo, ha detto una sola cosa che è stata secondo me la più importante, in quanto ha detto che aveva appena finito di stendere la trama dei vari film, cioè proprio la storia principale, e ha detto, sapevamo già fin dall'inizio che avremmo fatto almeno una trilogia, cioè la trilogia come termine era proprio di base, però sviluppando la storia, vedendo quanto materiale ne ha tirato fuori, ha detto, tre film non bastano, saranno, cioè abbiamo materiale per 5 film. Quindi ha praticamente, penso, confermato il fatto che saranno 5 film. E adesso giustamente tutti si chiedono, ma come 5 film? Che cosa tirerai fuori di materiale da un'enciclopedia di creature fantastiche? Ecco, credo che questa sia un'idea che dobbiamo abbandonare. Questa saga, lo so, si chiama Animali Fantastici e Dove Trovarli, ma è soltanto un pretesto. Cioè, secondo me, la Rowling ha iniziato dicendo, ok, voglio scrivere una storia su Animali Fantastici Dove Trovarli, con protagonista principale Newt Scamander e gli animali, e ha iniziato a scriverla ambientandola a New York, ed è partita l'idea, ed è partito il franchise quando l'hanno registrato un paio d'anni fa. Poi però, ampliando la storia, l'ha portata a una. Cioè, l'ha portata a una tale portata, scusate il gioco di parole, in cui è un po' eluso dal concetto di animali fantastici, ma è andata a comprendere tutta la storia del mondo magico in quel determinato periodo degli anni 20, 30 e probabilmente a questo punto anche 40. Quindi penso che non dobbiamo più prenderla come animali fantastici, è proprio una saga a parte. Infatti, secondo me dovrebbero cambiare nome alla saga, però ormai non possono più. Infatti, è un po' un nome di merda, animali fantastici dove trovarli, su una storia che magari andrà ad avere a che fare con la storia del mondo magico intero. E non lo so, e questo non so se rimarranno sempre gli animali fantastici di sottofondo.
Comunque, nell'apertura della cerimonia c'è stato un nuovo trailer barra intervista, perché c'erano anche gli attori che parlavano, c'era anche la Rowling che parlava. E la Rowling in un frangente ha detto che questa saga, questa storia, quello che sta succedendo e che vedremo in Animali Fantastici, era esattamente quello che lei voleva raccontare, fin dall'inizio probabilmente. Nel senso che ci sono così tanti aspetti del mondo magico che lei avrebbe voluto introdurre nella trilogia, nella saga classica, cioè quella dei 7 libri di Harry Potter, che però non è mai arrivata a introdurre perché sarebbero state robe in più, cioè sarebbe stato futile. Ed è vero, perché nella battaglia tra Harry e Voldemort, sì, magari sarebbe stato molto interessante scoprire cosa succedeva in America negli anni 20, ma con la storia non ci avrebbe azzeccato assolutamente niente. Quindi la Rowling sta usando questa saga di Animali Fantastici per avere modo di espandere la storia e raccontare tutto quello che avrebbe voluto raccontare negli altri libri. E secondo me questa è una cosa fantastica, perché appunto non quello che continua a dire... Dobbiamo smettere di guardarla come Animali Fantastici, come la storia che è tratta da quel libricino. No, la Rowling sta scrivendo una storia completamente nuova. Cioè, pensatela come se la Rowling avesse detto: ok, adesso scrivo una nuova storia e ci facciamo un film. Animali Fantastici è soltanto un frammento, ok? E io di questa cosa sono contentissimo, perché, ok, sì, è vero, dopo la batosta di The Cursed Child ho un po' meno fiducia nella Rowling, e penso che tutti la stiamo tenendo un po' d'occhio di riguardo, perché... Quando hanno detto 5 film, penso che metà di noi hanno pensato all'inizio: mio Dio, quando hanno letto la notizia, io no perché ho seguito la livestream, ma quando uno legge la notizia: ah, ci saranno altri 5 film di Harry Potter, magari qualcuno dice: non è che ci fanno anche quella porcata di The Cursed Child, mio Dio, ti prego, no. Ma no, saranno tutti incentrati su questa cosa, e credo molto probabilmente che a sto punto saranno tantissimi incentrati sulla storia di Grindelwald, anche perché... la Rowling ha detto che... Cioè, non la Rowling, mi sembra che Colin Farrell l'abbia detto. Qualche attore, sempre in quel trailer misto alle interviste, ha detto che i fan della saga riconosceranno tantissimi richiami alla saga originale. Infatti hanno fatto vedere i Doni della Morte, e i Doni della Morte c'entrano, ragazzi, perché se andremo a parlare di Grindelwald, ricordiamoci che Grindelwald è andato alla ricerca dei Doni della Morte. Questa cosa di Grindelwald, se ne sapete poco per ora, ne scoprirete un po' di più questo weekend, penso, perché mentre sto facendo sto video sto anche lavorando al video su Silente, in cui ho parlato tantissimo di Grindelwald e della loro storia, quindi tratteremo, cioè, ho un po' anticipato per fortuna tutto quello che sta per succedere, quindi ho trattato un po' anche di lui. Però appunto Grindelwald era alla ricerca dei Doni della Morte, ne ha trovato uno, perché Grindelwald aveva la bacchetta di Sambuco. Quindi i Doni della Morte c'entrano e come in questa storia, e chissà quali altre cose. Quello su cui molti speculano, e qui anch'io speculo, è che probabilmente la saga si concluderà con lo scontro, o almeno si arriverà allo scontro tra Grindelwald e Silente. Solo che lo scontro tra Grindelwald e Silente, come ho già detto, è nel 1945, questa storia è ambientata negli anni 20, quindi... Quello salto temporale di 20 anni un po' mi preoccupa, non so, cioè, forse a questo punto saranno veramente ambientati, non lo so, ci sarà un salto di 8 anni tra ogni film, perché altrimenti non vedo come sia possibile, però io vorrei vederlo, ragazzi, veramente, vi giuro, è la cosa che più voglio vedere sul grande schermo, ma non sul grande schermo, anche solo raccontato in una storia, lo scontro tra Silente e Grindelwald, credo che tutti lo desideriamo. E questo quello che riguardava la questione dei 5 film. Ora voglio soffermarmi un attimo su quello che ha detto il cast. Perché, ok, diciamocelo, siamo un po' tutti un po' in paranoia per Animali Fantastici, perché abbiamo paura che sia un po' una merda, come è stato The Cursed Child. Io però ho tantissime aspettative, anche e soprattutto per quello che il cast ha raccontato. Perché durante questo evento hanno fatto un sacco di domande al cast. Una delle più importanti, secondo me, è stata una domanda rivolta a Eddie Redmayne, cioè Newt Scamander, dove gli hanno chiesto: Eddie, ma tu senti il peso sulle spalle di questa grandissima responsabilità che hai? Non hai paura di rovinare il tutto e deludere tutti i fan? Eddie ha risposto che, essendo loro tutti dei grandissimi fan di Harry Potter, perché tutto il cast, cioè almeno il cast principale, dei 4 principali attori britannici, è un grande fan di Harry Potter, l'ha proprio conosciuto dall'infanzia. Eddie ha proprio raccontato di come ogni anno aspettava che uscisse il nuovo film al cinema, il nuovo libro, perché potesse leggerlo, andare a vedere la magia sul grande schermo, ed è molto affezionato a questa storia. Quindi ha detto una cosa importantissima. Eddie ha detto: sento questa grande pressione perché non voglio deludere me stesso. E questa è una cosa fondamentale, che gli attori, l'attore principale soprattutto, ma anche tutti gli altri, si impegnino a rendere questa storia fantastica per il loro tornaconto. Cioè loro proprio vogliono fare una cosa giusta, perché loro stessi si incazzerebbero se ne uscisse un film di merda. Cosa secondo me fondamentale.
Gli attori poi hanno lavorato di come lavorare sul set, che per loro è proprio, appunto, avendo detto che loro sono tutti fan di Harry Potter, per loro è un'esperienza magnifica. Cioè, sarebbe esattamente come se noi finissimo a lavorare sul set di Harry Potter in quel mondo. Rimarremmo completamente meravigliati da ogni singola cosa. E Eddie Redmayne ha raccontato questo particolare, secondo me, stupendo. Ha praticamente raccontato che era in una pausa tra le riprese, cioè non stavano girando, lui era libero di fare quel che voleva e stava girando per il set, no? Che era questa strada di New York. Ed è andato ad un giornalaio, c'era uno stand che vendeva giornali, che era lontano, era tipo in fondo alla strada, non entrava neanche nell'inquadratura principale che stavano facendo in quel momento, era proprio una cosa di fondo. Lui è andato lì, ha preso dei giornali, perché c'erano i giornali, li ha aperti e ha notato che non solo le facciate, la prima pagina, ma anche le pagine dentro, ogni singola pagina era costernata di articoli sul mondo magico, su quello che era successo quel giorno in quel mondo magico, tutti con una storia, tutti raccontati, cioè, e quelle cose non le vedrai mai, cioè, è perché erano in mezzo. E lui ha detto che è rimasto completamente stupito da quanti dettagli, anche futili, perché in un'inquadratura quando cazzo andrai a vedere quello che c'è scritto in un giornale? Mai, però. Il lavoro che ci mettono dietro ha detto che l'ha lasciato completamente esterrefatto. L'attrice che interpreta Tina, non mi ricordo il suo nome purtroppo, ha raccontato della sua prima lezione, cioè questo allenamento, chiamiamolo così, dove doveva imparare a usare la bacchetta. E l'istruttore, dandogli la bacchetta in mano, dice: agitala e fai finta di muovere questo vetro. E ha detto che lei in quel primo istante è arrossita, cioè si è sentita quasi in imbarazzo. Perché diceva, ma non riesco, cioè proprio mi sbiado, ma non riesco a muoverlo, non so fare le magie. Ma non perché si sentisse a fare una cosa stupida, perché diceva, ma che palle, mi è andato lo schermo nero, muoviti. Ma diceva, ma che palle, non sono un mago, non riesco. Hanno fatto un'altra domanda bellissima a Dan, l'attore che fa Jacob, che gli hanno chiesto, ma tu come ti senti ad essere un babbano in un mondo magico? E Jacob ha praticamente detto che rosica tantissimo, perché dice, cioè, io sono un babbano e non posso usare la magia quando vedo tutti questi attorno a me che fanno le cose più fighe. Dici, che palle, voglio essere anch'io un mago. E sì, Jacob, ti capiamo tutti quanti. Ah, e poi tutti gli attori hanno raccontato di quando la Rowling veniva sul set, che ha detto che per loro era come se fosse arrivato Natale. Perché di nuovo, vi ricordo che loro erano dei grandi fan. Quindi, cioè, loro, anche se erano dentro la saga, lavoravano a stretto contatto, fangirlavano ogni volta ed erano lì ad ascoltarla, a fare le domande, a chiederle cose nuove. Ah, e un'altra cosa, hanno detto che i produttori e anche la Rowling hanno dato tantissimo spazio, come dire, per personalizzare i propri personaggi agli attori. La Rowling voleva tantissimo che gli attori entrassero completamente nel personaggio e forgiassero il loro personaggio basandosi su loro stessi, perché questa è una cosa, secondo me, fondamentale, perché ti porta ad avere un livello di recitazione e di credibilità incredibile. Cioè, perché non sei più te che interpreti un personaggio, è il personaggio fra poco che interpreta te. Appunto, gli attori hanno raccontato di come hanno avuto un sacco di scelta, tipo sui propri costumi, su come vestirsi, cioè proprio loro, i designer gli mandavano proprio le bozze di scelte, fa cosa vuoi, metti questo, vuoi un fiocchetto in più, aggiungici quello che vuoi, come ti sentiresti più a tuo agio. E infatti anche gli attori erano stupiti, hanno detto non credo che mai alcun film ci abbia mai dato una simile libertà di scelta per quello che facciamo. Ed è qualcosa di fantastico perché ti sembra proprio di essere in quel mondo magico. E perché vi sto dicendo queste cose? Perché secondo me tutte queste cose aiuteranno a rendere questo film veramente fantastico, perché loro lo stanno vivendo e queste sono cose fondamentali, fondamentali, secondo me ne uscirà un'ottima opera. E infine, per concludere, voglio riprendere soltanto un ultimo discorso di Yates, perché Yates stava raccontando di come era lavorare con la Rowling, rifacendosi agli anni passati, solo che perché ha detto, sai, negli anni passati quando abbiamo dovuto fare un film dovevamo sempre adattarlo da un libro, avevamo sempre una base da cui partire. Qua il libro era un'enciclopedia di una sessantina di pagine, non serviva a niente, però abbiamo potuto lavorare direttamente a stretto contatto con l'ideatrice della storia, perché ricordiamoci che per Animali Fantastici la Rowling è una screenwriter, cioè lei scrive il copione, fa proprio parte del cast che ha lavorato alla storia. E gli si è raccontato di, cioè, detto, è veramente una cosa incredibile stare anche solo al tavolo con la Rowling, ascoltare lei che parla, che dice le sue cose, le sue idee, ha detto che è una fantasia incredibile, su questo non lo metto in dubbio. Quindi, sì, ragazzi, c'è la Rowling che sta lavorando. The Cursed Child, come ben sappiamo, è stato solo approvato dalla Rowling, la storia è stata praticamente scritta da terzi. Questa volta però è la Rowling a lavorarci sopra, ci sono le sue mani sopra e sono sicurissimo che le sentiremo. E ho tantissime aspettative.
A questo passo, se continueranno questo ritmo di un film ogni 2 anni, probabilmente questa nuova saga magica finirà nel 2018, il che vuol dire che io avrò ancora materiale per anni. Cioè, vi ricordo che io un anno fa più o meno ho detto, quando stavo ancora facendo le differenze tra i libri e i film di Harry Potter, e mi stavo avvicinando verso i Doni della Morte, ho detto, ma poi cosa farò? Avrò finito il materiale su Harry Potter, non avrò più di cosa trattare. Ah! Quanto ero stupido, non potevo immaginare cosa sarebbe successo. Perché sì, ragazzi, è davvero a questo punto, sarà veramente l'inizio di una nuova era della magia e sono contentissimo. Dunque, come al solito, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, nonostante la mia voce mi va nasale, l'aspetto da morto, però vabbè, questo video andava assolutamente fatto. Spero di avervi chiarito un po' l'idea, se avete altre domande scrivetele pure, riguardanti animali fantastici, non mi chiedete su The Cursed Child e film su The Cursed Child, perché quello non ne so niente. E a quanto pare ora non ne uscirà più. Spero che tutta l'attenzione della Rowling d'ora in poi venga posta in animali fantastici. E quindi sì, vi ringrazio appunto per avermi seguito e noi ci vediamo in un prossimo video, che penso questo weekend dovrebbe uscire quello su Silente. Spero, se faccio in tempo, perché sono abbastanza malato e sto lavorando da malato, però vabbè. Amen, non mi lamento più di tanto, perché tanto, cioè, faccio lo youtuber. Capirai. Ciao ragazzi, ci vediamo a breve.